mi tengo rigorosamente a distanza e mi consentirete di tenere la mascherina a disposizione. Abbiamo scelto questa via centralissima per un evento che definire centrale ed epocale, se mi fate passare questo termine, è riduttivo. Ecco, mi metto a fianco a Mauro Dattis, capite bene che preferisco sempre stare a destra che stare da quella parte, per voi a sinistra, ma per me la destra. È un evento importante, importantissimo, che non può che iniziare in modo importante, importantissimo, per noi sempre molto emozionante anche per la città di Bari e per la Puglia, che ha sempre dato straordinarie risposte a quell'evento e a quella persona che adesso stiamo per pregare di entrare in comunicazione con noi. Non siamo ancora pronti, lo dico subito, avremo a minuti con noi il presidente Silvio Berlusconi. E nell'attesa che il presidente possa farci sentire la sua voce, dandoci anche la certezza che la sua forza straordinaria supera ogni difficoltà, io credo che possiamo iniziare a presentare i nostri ospiti. Si fa per dire i nostri ospiti. Allora io inizio, ovviamente nella politica la buona educazione è la prima cosa, la galanteria è un sinonimo di buona educazione, dalla mia cara, carissima amica Iole Santelli, presidente della Regione Calabria. Un nome, una garanzia, ha scolpito gli anni della politica quando essere donna era molto più difficile, con ruoli importantissimi, e credo che la Calabria non possa che esserne orgogliosa. Vado poi in ordine rigorosamente alfabetico, Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata. No, non si alza in piedi perché è alto 1,90 m, quindi diciamo, eccolo qua, guardate, diciamo che è un presidente costantemente all'altezza. Ecco, grazie Vito Bardi. Poi andiamo ad Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Mi ha colpito una cosa, non ha voluto rilasciare interviste senza giacca. Credo che questo significhi che la forma in politica ha la sua importanza ed essere sempre... No, noi siamo in campagna elettorale, è diverso, lui è già presidente, quindi la campagna elettorale esige essere smart. Poi mi consentirete di presentare Donato Toma, presidente della Regione Molise, eccolo qui. En plein air, come si suol dire, senza mascherina. E non ultimo, ma direi primo per noi in questo momento, il nostro candidato alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto. Questa manifestazione, devo dire, si regge su alcuni pilastri. Innanzitutto, consentitemi di ringraziare Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, vicepresidente del gruppo dei senatori, che con la sua abnegazione e l'ha voluta questa manifestazione con tutta se stessa, e noi e la città le siamo grati. Poi ovviamente, non imbraccio il violino, sapete che suono il pianoforte, il violino non è per me, Mauro Dattis, coordinatore regionale, e Dario Damiani, vice coordinatore vicario. Abbiamo cercato di dare alla Puglia una Forza Italia nuova, più vera, fondata sull'amicizia e sui buoni rapporti. Allora io a questo punto necessariamente credo di dover cedere, se il Presidente arriva, ecco allora, bene. Signori, signore e signori, la buona educazione, siamo in attesa del Presidente Berlusconi, poi cederò la parola a Iole Santelli. No, va bene. Iole, due cose. Dai a Bari la possibilità, non siamo Reggio Calabria, però insomma. Voglio ringraziare, approfitto, l'onorevole Versace che è qui tra di noi, l'onorevole Tartaglione che è anche qui tra di noi, eccola qui. Se ci sono altri parlamentari che alzino la manina, ma non ne vedo, benissimo. A tutti un saluto affettuoso. Ecco il Presidente. Grazie Presidente, benvenuto. A tutti voi che siete impegnati. Grazie Presidente. Negli ultimi giorni di questa bella campagna elettorale. Il premio per le vostre fatiche lo avrete lunedì, quando finalmente Raffaele Fitto tornerà a governare la Puglia e con lui la nostra coalizione di centrodestra, alla quale Forza Italia dà un contributo determinante sia in termini di numeri
sia soprattutto di idee, di programmi, di qualità dei candidati. Quindi a tutti i nostri azzurri che sono in lista, un grande in bocca al lupo per il loro personale successo. Il risultato di ciascuno sarà un contributo importante alla vittoria di Forza Italia e della coalizione. Ma un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a Mauro Dattis, a Dario Damiani e Alice Ronzulli, che hanno lavorato così bene per raccogliere candidature qualificate e sono riusciti a mettere in campo delle liste veramente, veramente competitive. Ma soprattutto voglio ringraziare per la loro presenza i nostri governatori azzurri di quattro regioni importanti: Alberto Cirio, Iole Santelli, Donato Toma e Vito Bardi. Questi quattro governatori azzurri nelle loro regioni governano realizzando in modo assolutamente efficace il modello di buon governo del centrodestra. Lo stesso buon governo che Raffaele Fitto realizzerà per la sua Puglia con la tenacia, con la competenza, con l'autorevolezza che gli riconosciamo. Vedete, Raffaele mi lega un'antica amicizia, mi lega un lungo percorso comune ed è quindi con particolare affetto che gli rivolgo un grande in bocca al lupo. La Puglia ha bisogno di lui, la Puglia ha bisogno di Raffaele, ha bisogno di Forza Italia, ha bisogno del centrodestra. Molti anni di governo della sinistra hanno lasciato troppi problemi irrisolti. Li conoscete bene, purtroppo, dal TAP all'ILVA, dalla Xylella alla sanità, dall'occupazione alla crisi del turismo e dell'agricoltura. La Puglia ha il diritto di ripartire. Il Mezzogiorno d'Italia merita di ripartire. Dobbiamo valorizzare e far crescere l'impresa privata. Dobbiamo attrarre investimenti creando infrastrutture e sfoltendo la burocrazia. Dobbiamo dare una prospettiva ai tanti giovani che oggi sono disoccupati e in troppi sono ancora costretti a scegliere la dolorosa strada dell'emigrazione. Quindi il 20 e 21 settembre, domenica e lunedì prossimi, abbiamo l'occasione di votare per una Puglia nuova, per una Puglia diversa. E il mio appello va prima di tutto a quei cittadini che si dichiarano di non essere di sinistra, ma che delusi, disgustati dalla politica, pensano di non andare a votare. Nel 300 avanti Cristo Platone diceva ai cittadini ateniesi che non volevano votare per scegliere i governatori di Atene: vi meritate un pericoloso governo di incapaci. 2300 anni dopo siamo ancora lì, non è cambiato niente. E quindi sta anche a voi che dite di non voler votare di andare invece a votare e dare anche il vostro contributo per far nascere un buon governo in Puglia e un paese migliore per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli. Sono certo che non ci deluderete, sono certo che la Puglia non ci deluderà. Per terminare, rivolgo con tanto affetto a tutti voi che siete presenti questa sera l'augurio che possiate realizzare nella nuova Puglia tutti i progetti, tutti i sogni che portate nella mente e nel cuore per voi e per le persone che amate. Quindi forza Raffaele, forza Puglia, forza Italia. Un grazie. Abbraccio affettuosissimo a tutti. Grazie Presidente. Noi siamo non lieti, felici di averti ascoltato per tante ragioni.
non ultima quella che ti vogliamo bene, davvero tanto bene. Grazie di essere stato con noi e di aver dato lustro e prestigio a un broccardo. Io voglio dire, qui ci sono 4 governatori, si dice non c'è 2 senza 3, noi diciamo non c'è 4 senza 5, e il quinto deve essere Raffaele Fitto. Cedo la parola, anzi voglio subito rassicurarvi, su questo palco non si firmano contratti che stabilizzano nessuno. Sappiate benissimo, qui non si firmano contratti, non ci sono stabilizzazioni, è un palco dove si fa politica sana, chiara, legale, assolutamente trasparente. E con questa trasparenza prego Iole Santelli di prendere la parola. Grazie, grazie, sono molto contenta di essere qui a Bari, anche perché nei miei ricordi Bari ha sempre avuto meravigliose manifestazioni legate a Forza Italia e al centrodestra. Quindi è una città a cui particolarmente sono legata. Sono contenta di essere qui perché c'è il mio amico Francesco Sisto, mio amico da sempre, il mio compagno di classe, di banco, Mauro Dattis, Dario, e la boh vulcanica Lucia Ronzulli, vulcanica. E oggi ho fatto una cosa che veramente è bella, perché riunire i governatori del centrodestra e di Forza Italia, riunirli qui tutti insieme a dire noi siamo con voi, noi siamo con la Puglia, noi siamo qui per voi. E poi per il mio amico Raffaele Fitto, lo conosco da 20 anni, 22, qualcosa in più. Non lo possiamo dire, ma i capelli bianchi ci sono, eh? Anche se siamo entrambi dimagriti, quindi possiamo fare una migliore figura. Non gli ho fatto il complimento, sta dicendo, gli ho fatto il complimentone. In realtà l'ho chiamato per telefono, dico, ma non mi risponde. Dici, Iole, dimmi, una cosa urgente. No, ti volevo dire, ma ti sei fatto così figo per la campagna elettorale? Mi chiedevo perché, se io fossi un pugliese, perché io voterei Fitto? Se io fossi un pugliese io voterei Fitto perché voterei l'esperienza, la professionalità, la competenza, la serietà e il coraggio. Perché la politica spesso ha cattiva memoria. E se le amministrazioni che sono venute dopo Raffaele hanno potuto fare tanto, è perché Raffaele ha messo a posto i conti. E ha fatto quello che altri non avrebbero mai avuto il coraggio di fare. Voterei Fitto perché dall'altra parte, io di solito non ne parlo mai degli avversari, però ditemi una sola cosa, un governatore in carica che non riesce nemmeno ad aggregare il suo schieramento ha già perso. Un governatore in carica che deve andare a ramazzare posti, posticini, prebenti, aiuti per recuperare qualche voto, ha perso moralmente, ha perso politicamente. Io non credo che siano cose che spostino granché, però denotano una persona, denotano la caratura. E poi, e concludo perché siamo in tanti, e Raffaele deve giustamente deve andare anche altrove, permettetemi, ciascuno di noi ha un pizzico di egoismo nelle cose che fa. E non da pugliese, ma da calabrese. Io sostengo Raffaele Fitto perché io voglio che sia con noi nelle nostre battaglie, che ci guidi, che ci aiuti, perché è un'esperienza da governatore, un'esperienza da ministro del Sud, un'esperienza da parlamentare europeo, una persona a cui io tante volte ti ho chiamato, Raffaele, per dire che si può fare con questo, che si può fare su questo. Per nessuno di noi, guardate, io dubito tanto e diffido tanto di quei campioni della verità, quelli che filosofeggiano nelle televisioni e sono sempre i detentori della verità assoluta. La politica è confronto, la politica è anche umiltà, la politica è anche riferirsi a chi ne sa più di te e dire, come io ho fatto spesso, Raffaele, aiutami. Quindi, e concludo, mi auguro che voi diate
una bella messa di voti a Forza Italia, perché poi siamo da qua pure per Forza Italia, ma che incoroniate giustamente Raffaele Fitto governatore della Puglia, per la Puglia, per la Calabria, ma per tutto il Sud. Grazie. Grazie Iole. Grazie. Grazie Iole per questo intervento, come sempre efficace, direi molto essenziale, è vero, e cedo quindi la parola Fitto, Sud, Regioni, eccetera, a un neo presidente, al generale Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata. Ecco, presidente Bardi, qualche, diciamo così, indiscrezione su questa esperienza di presidente della Regione. È un augurio per Raffaele. Bene, certo. Intanto io saluto tutti quanti i presenti, saluto le persone che sono alle mie spalle, ma soprattutto saluto i pugliesi. Io nella mia pregressa esperienza sono stato 3 anni a Bari, ho vissuto benissimo, ho conosciuto un territorio bello, tutta la Puglia è una regione a cui sono particolarmente legato e particolarmente affezionato. Ho fatto tutt'altro nella vita. Oggi mi cimento in questo momento di politica, che è un momento per me diverso, ma che in un anno di governo della mia regione, della Basilicata, mi ha portato a capire tante cose e mi ha portato soprattutto a capire che quanto si fanno le cose con concretezza, quando si fanno fatti, quando non si dicono chiacchiere, ma si realizzano delle cose concrete, e lo si fa a favore dei cittadini di tutta la regione, tutti sono contenti e felici di avere un punto di riferimento. E io oggi sono particolarmente lieto di essere qui, perché conosco il prossimo governatore Raffaele Fitto, è una persona per bene, è una persona che ha fatto tanto nella vita, soprattutto ha governato bene dal 2000 al 2005 questa regione e ha trasformato in concretezza quello che nella politica è difficile realizzare. Non si fanno solamente proclami, non si fanno solamente attenzione alle cose che si vuol fare, ma bisogna fare dei fatti. E se tutti i cittadini pugliesi vogliono che si realizzi qualcosa di concreto in questa terra, lo devono fare, perché vedete, io sono andato al governo di una regione dopo 40 anni di governo della sinistra, ho avuto grossissime difficoltà, sono stato un propugnatore del cambiamento e il cambiamento ho capito che è una cosa che si può realizzare, ma si può realizzare come? Con una coalizione coesa come quella di centrodestra, che dal nord c'è l'amico Alberto Cirio che qui è dietro di me, fino al sud, 4 governatori uniti fra di loro hanno dimostrato che è possibile fare delle cose concrete e delle cose buone. Quindi il mio augurio, e concludo, anche perché bisogna essere concreti ma nello stesso tempo celeri quando si fanno queste cose, concludo dicendo che se i pugliesi credono nel cambiamento, se credono di voler portare questa regione sempre più in alto e soprattutto se vogliono con concretezza unire il centrodestra, hanno trovato la persona giusta, hanno trovato la persona su cui puntare, perché noi tutti i governatori di Forza Italia siamo uniti a fianco a Raffaele e sicuramente io con la mia regione realizzerò tantissime cose. Abbiamo tante cose in comune da poter portare a termine, cosa che non ho potuto fare in quest'anno, ma sono sicuro che con un'alleanza di centrodestra e con un uomo come Raffaele questo sarà realizzato. E invito tutti voi a credere in chi porterà la Puglia, Forza Italia e il centrodestra a livelli sempre più alti. Grazie. Grazie Presidente. Vi do una dimostrazione che delle volte i portatori d'acqua servono, eccoli qua, i portatori d'acqua sono fondamentali in politica, ecco, allora doppio portatore d'acqua, questa non so per chi è, questa, magari la per chi volesse, no, ora tocca al Presidente Cirio. Rete fra le regioni, 4 regioni importanti, una regione importantissima, il Piemonte con Alberto Cirio,
gli chiedo, si può fare rete fra nord, sud, fra governatori che si vogliono bene, che si stimano e che vogliono fare dell'Italia un luogo in cui le regioni siano stato? Certo che sì. Certo che sì, perché lo hanno già fatto le nostre genti. Io sono qua con grande piacere perché in Piemonte vivono tanti pugliesi e sono persone straordinarie. Grazie alla Puglia e ai tanti pugliesi che hanno costituito una comunità nella mia regione, una comunità con cui lavoriamo, che ha creato, che ha costruito la ricchezza della mia regione. Quindi io credo che quello che tu mi chiedi lo hanno già fatto le nostre famiglie, lo hanno già fatto le nostre persone. E allora credo che l'unione tra regioni che vogliono collaborare sia fondamentale, ma sia ancora più fondamentale l'unione tra le persone. Guardate, le regionali sono elezioni dove si scelgono le persone, e le persone sono quelle che fanno la differenza, sono più importanti delle etichette, sono più importanti dei simboli. Le persone per bene, le persone capaci. Ed è per questo che io con piacere questa mattina ho preso l'aereo da Cuneo, perché c'è il volo Cuneo-Bari che abbiamo riattivato e quindi potrà essere un'occasione anche di confronto diretto, per essere qua, perché conosco Raffaele Fitto, lo conosco bene, ho convissuto un'esperienza a Bruxelles con lui di 5 anni nei 5 anni passati e ho potuto davvero apprezzarne le grandi doti, le grandi capacità, ma soprattutto, credetemi, il grande amore per questa terra, il grande amore per questa regione, perché non c'era momento, non c'era ora, non c'era giorno, ci poteva essere la Merkel o qualsiasi altro grande capo di Stato europeo in udienza con noi al Parlamento, ma Raffaele parlava della sua Puglia, guardava i problemi della sua Puglia, cercava di risolvere i problemi concreti della sua Puglia. E allora io, guardate, penso che questo sia il grande valore aggiunto che lui può dare. Perché per risolvere i problemi non basta la filosofia, per risolvere i problemi ci vogliono le soluzioni e le soluzioni camminano attraverso le risorse economiche. Noi siamo un paese che paga, si dicono contribuente netto, che è una parola difficile per dirci che paghiamo di più di quello che riceviamo da Bruxelles, ma molto spesso questo accade perché non siamo capaci di farci sufficientemente le nostre ragioni a Bruxelles. E allora avere una persona come Raffaele, che può guidare una regione che ha bisogno di queste risorse, anche perché sono le uniche risorse disponibili. Le risorse non sono più a Roma. Le risorse, se ci sono, e ci sono, e sono tante, sono ancora nelle casse di Bruxelles, ma sono risorse che tu riesci a portare sul tuo territorio se conosci i meccanismi, se li hai vissuti, se ci hai lavorato con spirito di impegno, di iniziativa e amore per la tua terra. Ecco, Raffaele queste cose le ha fatte. Le ha fatte come le ho fatte io in Piemonte, io ho fatto il suo stesso percorso, da Bruxelles alla mia regione. E oggi mettere a frutto questa esperienza è davvero significativo e davvero importante, perché il primo obiettivo che noi dobbiamo porci è quello di dare il lavoro ai nostri giovani, il lavoro, l'occupazione, che è la priorità assoluta, ma per dare lavoro e occupazione tu riesci a farlo se hai risorse da poter investire a sostegno delle nostre aziende. Ecco perché io sono qui questa sera. Lo sono per Forza Italia, lo sono per il mio partito, lo sono perché anch'io voglio bene al presidente Berlusconi, ma lo sono perché sono una persona che si impegna, una persona come voi, come lui, una persona con cui puoi parlare, una persona che puoi raggiungere, una persona con cui puoi dialogare. Sapete che quando mi sono candidato la prima volta alle regionali, sotto il mio ufficio di vice sindaco, io vengo da Alba, avevo l'ufficio sopra un carrozziere, e questo carrozziere ogni tanto veniva a raccontarmi i suoi problemi e veniva vestito col vestito normale da lavoro che aveva in officina. Quando ci sono state le prime elezioni in cui mi sono candidato a qualcosa di superiore, che era la regione, è venuto da me e mi ha detto: guardi, io la voto. E io ho detto: grazie, ma sa perché la voto? Perché per venire a parlare con lei non devo andarmi a cambiare. Guardate, questa frase che dimostra la capacità di persone come Raffaele, che hanno fatto il ministro, che hanno ricoperto cariche importantissime, ma che parlano ancora con tutti, che ascoltano tutti e che soprattutto sono consapevoli che la loro forza, la sua forza, non arriva da qualche
strana alchimia extraterrestre, ma arriva da voi, arriva dalla gente, arriva dalle persone, arriva dal rispetto di quella fiducia che questa regione ha sempre dato a Raffaele e che io sono certo continuerà a dargli. In bocca al lupo. Grazie, grazie Presidente. Come avete visto, l'Europa diventa Puglia, la Puglia diventa Europa e con Raffaele Fitto certamente queste due condizioni si realizzano. Nessuno rispedirà indietro i soldi dell'Europa, anzi li utilizzeremo al meglio. Cedo la parola al Presidente della Regione Molise, Donato Toma, con una preghiera. Noi abbiamo qui un problema, dobbiamo riprenderci un voto etico, cioè un voto che ristabilisca il corretto rapporto fra politica e consenso. Io voto colui che so quello che farà. Ecco, noi abbiamo un problema invece di un governatore che ha fatto esattamente l'opposto, ha preso di tutto e di più e ha mortificato la coerenza di un partito e di una regione. A lei la parola, Presidente. Guarda, io inverto, di regola l'appello al voto si fa alla fine, non all'inizio. Io voterei se fossi un elettore della Puglia e invito i pugliesi a votare perché siete qui e voi con la matita potete cambiare le sorti di questa regione, a votare Raffaele Fitto, ma non per quello che farà, anzi per quello che farà, ma per quello che ha fatto. Io vi invito a leggere la storia, gli inglesi lo chiamano il track record, cioè il vissuto. Il vissuto non è il curriculum che io leggo che ho fatto il parlamentare, no, è quello che tu sei riuscito a portare a termine. Il Molise oggi è qui con me, rappresentato da me, perché noi, Raffaele, non ci dimentichiamo cosa è successo nel 2011, 570 milioni per il Molise non li aveva visti nemmeno col cannocchiale e tutti gli altri, le altre centinaia di milioni di euro che quando tu eri ministro per le autonomie locali hai firmato dei contratti, il patto per il Sud, quella delibera CIPE che noi non abbiamo dimenticato e con la quale io ancora sto lavorando. Una parte di quelle risorse è ancora in spesa al Sud. Grazie per questo e grazie per quello che farai per i pugliesi. Io mi chiamo Toma, che è un nome pugliese. I miei avi sono pugliesi. Ho un amore per questa terra, un amore indiscusso per il Molise, ma ho anche un amore per questa terra con la quale il Molise collabora e dobbiamo fare tante cose insieme. Io ho rinviato molte cose perché aspetto la prossima settimana. Le dobbiamo fare insieme. Non ultima l'alta velocità sull'Adriatico, non ultima l'alta velocità lungo la costa adriatica, ma abbiamo da trattare grandi opere, invasi, noi abbiamo in comune la diga di Occhito, abbiamo in comune, Molise è una terra d'acqua, voi siete una terra ricca, possiamo fare tantissime cose. Insieme a Berlusconi, insieme a Forza Italia, oggi io sono stato chiamato insieme al centrodestra qui ad essere tra i tuoi testimonial, come si suol dire, e ci sono venuto volentieri, ci sono venuto con la carica che mi ha dato il mio Molise per la Puglia, per te. Votiamo Raffaele Fitto! Grazie Presidente, come vedete il coro è unanime, adesso dopo che il coro ha detto la sua, la parola al primo tenore, a Raffaele Fitto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti quanti voi per questa manifestazione. Un grazie agli amici innanzitutto e mi auguro della settimana prossima colleghi, a Iole Santelli, ad Alberto Ciri, a Donato Toma, a Vito Bardi, con i quali sono convinto lavoreremo bene, lavoreremo insieme, lavoreremo su tante questioni alle quali loro hanno fatto riferimento. Un grazie lo voglio esprimere a Forza Italia, nelle persone di Mauro Dattis, Dario Damiani, Francesco Sisto, Licia Ronzulli, perché Antonio Tagliani, perché li ho sentiti vicini costantemente, mi hanno sostenuto in tutta la fase della predisposizione delle liste, delle candidature. Non ho mai percepito in nessun momento da parte di Forza Italia un atteggiamento diverso. E poi devo dire che la telefonata che ha aperto la nostra serata è una telefonata che ci fa particolarmente piacere, ci fa piacere dal punto di vista umano e personale il fatto che il Presidente Berlusconi sia a casa, telefoni, partecipi, e questa è la cosa più importante di tutti. E la seconda, che col suo spirito, con i suoi contenuti,
con la sua forte motivazione ci indica una strada importante per l'esperienza di governo del centrodestra della nostra regione. A me fa molto piacere essere qui, perché il segnale che Forza Italia ha voluto dare con la presenza dei quattro governatori di queste quattro regioni è duplice. È un segnale di buon governo a 360 gradi, di quattro presidenti di regione che rappresentano nelle loro regioni una sintesi perfetta di esperienze recenti, perché hanno tutti e quattro vinto le elezioni da poco, e soprattutto l'esperienza di un governo che sta iniziando a confrontarsi con situazioni e problemi particolarmente difficili in alcuni casi, ma che stanno già dimostrando e testimoniando, come anche nelle altre regioni nelle quali governa il centrodestra, come questa coalizione nella sfida delle regioni stia testimoniando una capacità di risolvere le grandi problematiche e soprattutto facendo le prove generali per il governo del Paese, perché di questo si tratta. Noi siamo gli antesignani, quelli che stanno anticipando l'esperienza di governo nazionale che il centrodestra, non appena ci daranno la possibilità di votare, sicuramente potrà portare avanti. E per votare anche a Roma probabilmente è molto importante che anche domenica e lunedì ci sia un voto che ancora una volta confermi il centrodestra in Puglia come nelle altre regioni nelle quali noi andremo a votare. Ma dicevo, ci sono anche alcuni argomenti specifici che a me piace sottolineare. Lo dico dal punto di vista della collaborazione, sia con chi, come Alberto Cilio, rappresenta una regione del nord, un'importante regione come il Piemonte, dove l'occasione di uno scambio di buone pratiche, di buone esperienze è fondamentale, dove l'idea di rappresentare un messaggio comune, unico tra una regione del nord e una regione del sud rappresenta anche un messaggio di unità nazionale importante, sul quale noi lavoriamo insieme per poter dimostrare che queste esperienze hanno la grande capacità di valorizzare le peculiarità di ogni singolo territorio, però in una dimensione più generale e nazionale. E poi i temi collegati alle questioni del Mezzogiorno d'Italia, una partita fondamentale dove dobbiamo invertire una tendenza, un sud non che rivendica senza competenza, rivendica risorse e basta, no, un sud che punta i piedi perché mette in campo delle politiche serie, credibili e soprattutto si mette in rete. Qui Basilicata, Molise, Calabria, dalle infrastrutture nel campo irriguo, idrico, alle infrastrutture del campo della viabilità, abbiamo diversi argomenti sui quali noi dovremo lavorare quotidianamente gomito a gomito per migliorare una dimensione che esca dai confini delle nostre regioni e che dia una possibilità all'intera area del Mezzogiorno di guardare ad una prospettiva seria. Dobbiamo fare insieme questo lavoro, dobbiamo farlo cogliendo le opportunità che vengono messe a disposizione, come giustamente diceva Alberto, anche a livello europeo, un'esperienza che abbiamo vissuto insieme, che io ho affinato in questi anni anche nella Commissione Politiche Regionali, dove ho avuto modo di essere relatore di importanti regolamenti rispetto anche alla nuova programmazione. E lì dobbiamo giocare un ruolo molto importante. Siamo a settembre del 2020, siamo alla vigilia della nuova programmazione europea, e lì abbiamo la necessità di guardare non solamente alle nostre regioni ma anche ad una dimensione più ampia nella quale infrastrutture di sistema possono consentire ai nostri territori di guardare ad una prospettiva diversa e a individuare il vero tema che, per quanto mi riguarda, sarà la bussola della nostra azione politica per i prossimi 5 anni, i giovani. Da lì dobbiamo partire, la nostra politica si incentrerà su questo, si incentrerà sulla necessità di comprendere come sia utile ed importante che i nostri giovani vadano fuori per fare esperienze, ma per scelta, non per obbligo. Vadano fuori a fare le loro esperienze, avendo però la certezza di poter tornare qui per sviluppare il loro talento e di trovare qui un contesto nel quale le cose siano fortemente cambiate. Questa è una regione che ha perso molte occasioni, questa è una regione dove non si spendono i soldi europei, la Puglia è ultima nella capacità di spesa per le risorse del programma di sviluppo rurale. La Puglia è ultima nella capacità di spesa tra le regioni italiane per i programmi sulla pesca. La Puglia è una regione dove, se io vi chiedessi di indicarmi una infrastruttura realizzata negli ultimi 15 anni, non c'è un pugliese che può rispondere, perché non è stata realizzata nemmeno una infrastruttura. Io parlo con i fatti, non parlo con le parole, e vi dico anche che su questo noi giochiamo la prospettiva del buon governo.
modificando anche un malcostume che ha visto ampliare a dismisura la spesa pubblica di questa regione. E ad ogni problema la risposta non è stata la soluzione del problema, ma ad ogni problema si è costituita un'agenzia o una società regionale dove collocare gli amici degli amici con i criteri clientelari che stiamo toccando con mano in queste ore finali di campagna elettorale. Ma sono agitati, nervosi, stanno facendo di tutto. Perché? Perché da una parte c'è la spasmodica capacità di utilizzare il potere senza alcun senso di responsabilità e senza limite. Dall'altra c'è un'onda libera, democratica, di entusiasmo che sta crescendo e che sta accompagnando la nostra campagna elettorale, che io andando in decine e decine di comuni respiro, che gonfia le nostre vele e che ci sta portando domenica prossima verso una grande vittoria. Allora io vi ringrazio di cuore per la vostra presenza, che è un segnale di amicizia e di stima personale che ricambio pubblicamente con grande affetto. Ma vi ringrazio anche per il fatto che Forza Italia, il vostro partito, abbia avuto la capacità di testimoniare oggi con questa manifestazione un sostegno finale e decisivo. Grazie, grazie a tutti quanti voi, grazie a Licia, grazie a Mauro, a Francesco, a Dario. Vi chiedo solo una cosa, lo dico a voi questa volta. Siamo a 48 ore dalla conclusione, non della campagna elettorale, perché quella finisce domani sera, ma del momento di mobilitazione complessivo. Allora vi chiedo un impegno forte, le cose vanno bene, l'aria è positiva, i sondaggi di cui non si può parlare, che interpretiamo, diciamo così, il sentimento diffuso è molto 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 positivo. Abbiamo bisogno di un piccolo sforzo, c'è una fascia di elettori ancora che sta maturando l'idea se andare a votare o non andare a votare. Io vi chiedo di concentrarvi su questi elettori. Spieghiamo a questi elettori che non si protesta non andando a votare, si protesta andando a votare per mandare a casa chi in 15 anni ha creato le condizioni per questa protesta. Ecco perché io, senza polemizzare più di tanto, perché c'è il tentativo ogni tanto di fare una rissa, ma col sorriso sulle labbra vi invito a mobilitarvi, a muovervi in queste ore decisive. Con allegria, con convinzione, con i nostri valori, con i nostri temi, con i nostri programmi, andiamo a spiegare alla gente che domenica e lunedì si potrà scrivere una nuova pagina per i prossimi 5 anni di questa nostra regione, con Forza Italia, con il centrodestra e con tutto il popolo pugliese. Grazie. Grazie Raffaele. Onda su onda, come dice Bruno Lauzi, andremo verso la vittoria del centrodestra di cui tutti noi siamo protagonisti. Grazie a tutti. E mi raccomando, c'è problema. E mi raccomando, il 20 e il 21, Raffaele Fitto e le straordinarie liste di Forza Italia. Grazie, arrivederci. Entriamoci.